Siamo qui in compagnia del sindaco di Farigliano, un sindaco che ha dimostrato durante la presentazione dell'apertura della fiera una grandissima emozione. Questo ha toccato i cuori di tutti. Sindaco, cosa rappresenta questa fiera del Pucio per il territorio e naturalmente per Farigliano? In realtà noi ci crediamo molto in questa fiera, perché anche se il Pucio può sembrare un prodotto povero, in realtà è ricco di virtù di come ci sentiamo noi fariglianesi, proprio perché crediamo di essere un trait d'union tra la langa del Barolo, l'alta langa, e le pianure del Cuneese, del Monregalese. Quindi il nostro territorio è un territorio che dà un sacco di prodotti che non sono solo il Pucio, sono la nocciola, il miele, il vino, i tartufi, ma noi celebriamo questo frutto perché era l'unico che in antichità veniva così, si poteva mantenere d'inverno, e quindi una fonte di sostentamento per la popolazione antiche, perché appunto maturava nella paglia e durante tutto l'inverno si poteva mangiare. Quindi un frutto di buon auspicio, sicuramente. E abbiamo avuto l'intervento di Mino Taricco e anche così tutti gli altri sindaci presenti qui a fare da coro a questa bella festa, e soprattutto per un discorso di solidarietà che è molto sentito tra i comuni di Langa e Monregalese. Questa è una cosa splendida che voi questa mattina ci avete regalato. Ma guardi, noi appunto crediamo che la rete tra sindaci, la rete tra territorio sia una cosa fondamentale, specialmente in questi momenti di crisi dove fondi non ce ne sono, soldi non ce ne sono, se insieme si riesce a fare qualcosa, se non solo i sindaci ma anche le autorità, le sovracomunali, le istituzioni sovracomunali non facessero rete con noi che siamo piccoli comuni, non si riuscirebbe ad andare da nessuna parte, anche per le cose minori. Quindi quando stamattina ho visto tanti miei colleghi, non ho potuto che farmi piacere. Beh, sicuramente anche la sua personalità ha aiutato ad esserle accanto, perché è una persona che, ripeto, ha dimostrato grande sensibilità, e questa è una cosa che fa sempre piacere, l'umanità e la sensibilità. Io la ringrazio, buona festa dei Pucio e San Nicolao. Un momento importante, perché è l'amicizia che ci permette di affrontare insieme le problematiche che abbiamo. E vorrei sottolineare una riflessione che Mirko ha fatto nel suo intervento, che può essere uno stimolo, anzi una guida per tutti noi. Attraversiamo momenti di crisi, ma nella storia che abbiamo alle spalle, in quelle che sono le nostre radici, possiamo e dobbiamo trovare l'energia e le risorse per affrontare le sfide che il mondo ci pone ogni giorno di fronte. Se ci dimentichiamo da dove arriviamo, cosa siamo, quello che hanno fatto quelli prima di noi, saremo capaci di fare qualcosa ma saremmo un gigante coi piedi d'argilla, non andremo da nessuna parte. Quindi Mirko, grazie per averci ricordato il valore che la storia, che la nostra cultura, la nostra tradizione ha, e che è l'unico elemento che ci permette di proiettarci nel futuro e di vincere insieme, tutti insieme, le sfide che abbiamo da affrontare giorno per giorno. Grazie Roberto. Con l'amministrazione, con tutte le associazioni, Proloco e tutte le associazioni che rendono possibile, con la banda, che rendono possibile un momento di unità della comunità, di festa di tutta la comunità, non soltanto fariglianese ma del territorio, come quello che stiamo vivendo. Credo siano cose che a volte diamo per scontate, in realtà sono una grande ricchezza delle nostre comunità, che non dappertutto nelle tante comunità del mondo sono ancora presenti e ci permettono ancora di vivere momenti come questi. Ma mi venivano due considerazioni, molto brevi, legate alle cose che ha detto il sindaco che riguardano questa festa. La prima è i Pucio. Guardate, nella stagione nella quale stiamo vivendo, che si va sempre ai 300 all'ora e dove non c'è mai il tempo di riflettere, di pensare, di fermarsi un attimo, perché andiamo a tweet su tweet, come dire, al volo sostanzialmente, il Pucio ci richiama a una lentezza necessaria se vogliamo gustare e cogliere le cose buone. Per chi conosce questo frutto sa che una volta raccolto, quando è maturo, va messo sulla paglia e lasciato lì con calma
a fare il suo percorso per diventare commestibile. Ecco, io credo che, la butto lì come un pensiero, credo che se vogliamo tornare ad apprezzare in profondità le cose che contano nella vita, probabilmente dobbiamo darci il tempo per poterlo fare. E i pucciu in qualche misura ci richiamano a questa lezione di vita, che se vogliamo è molto banale, ma prima, mentre sentivo parlare del pucciu, mi è venuto in mente i tempi del pucciu. La seconda è legata alla storia di Isabella Doria. Io ho avuto in omaggio nei giorni scorsi il libro sulla storia di Farigliano e di Isabella Doria e non l'ho ancora finito, ma leggendolo, al punto in cui sono arrivato, mi ha fatto riflettere molto. Mi ha fatto riflettere, e vi comunico questo. In fondo la storia penso che la conosciate tutti. Isabella Doria, che era la signora competente anche su Farigliano per territorio, ma molto innamorata di questa terra, di questo castello, di questa comunità, si trovò a dover dirimere delle questioni molto serie su cui rischiavano la vita un mare di persone, e propose di risolverla giocando a birilli e facendo giocare le donne, in modo da risolvere in quel modo una questione che diversamente sarebbe stata risolta o con una guerra o ammazzate tra gli uomini. Ecco, mi ha fatto riflettere anche questo, mi ha fatto pensare quanto con un po' di fantasia, un po' di voglia di provare a misurarsi, mettendosi nei panni delle persone, tanti problemi che abbiamo si possano anche risolvere, ripeto, con un tocco di fantasia e un po' di inventiva che ci permetta di spostare la gravità delle questioni e affrontarli con una maggiore leggerezza. Questa è una delle cose belle che tante volte, non sempre, le donne offrono a noi uomini come modo diverso di vedere le cose. Credo sia una cosa molto bella, credo sia una cosa molto bella della storia di questa comunità. Con questi due piccolissimi aneddoti ringrazio ancora per l'invito, auguro a tutti buona festa e ringrazio tutti quelli che rendono possibile una giornata come questa. Grazie. Sono Cillario, 12 anni. E da pochi giorni sono stata eletta nuovo sindaco dei ragazzi, o nuova sindaca. Quindi questa è per me, per il consiglio comunale dei ragazzi che mi accompagna, la prima uscita pubblica. Sono onorata di presentare per la prima volta alla la Fiera dei Pucciu di San Nicolao, o come si chiama dalle nostre parti, Fiera dei Pucciu. Il pucciu è un frutto così particolare che noi giovani quasi non lo conosciamo. Potrebbe essere questa l'occasione per i bambini e i ragazzi di acquistare una piantina, contribuendo a mantenere la tradizione non solo per noi giovani ma per le generazioni future. Con questa piccola proposta auguro a tutti presenti una buona festa.